Tonight we turn the page. Stanotte si volta pagina. Barack Obama, nel suo sesto discorso sullo Stato dell'Unione, tira una riga netta. La crisi è passata, economia e occupazione crescono al ritmo degli anni 90, molta più gente ha la salute garantita e molti più ragazzi si laureano. Le guerre del passato sono chiuse e nessun paese può dirsi libero e forte come gli Stati Uniti. Resta però da affrontare la lotta al terrorismo. Il presidente si dice vicino a tutte le vittime, dal Pakistan a Parigi, e chiede al Congresso di autorizzare l'uso della forza verso quell'ISIS contro cui gli Stati Uniti hanno già radunato una coalizione che include anche Stati arabi. Sulla politica estera Obama rivendica la distensione con L'Avana e c'è spazio anche per una citazione di Papa Francesco. La diplomazia è l'opera di piccoli passi che ora stanno costruendo una nuova speranza per Cuba. Ma la vera battaglia è sul fronte interno, con la riforma del fisco in visa ai repubblicani e volta a eliminare privilegi e scappatoie per i super ricchi. I punti principali: aumento delle tasse sulle rendite da capitale e su banche finanziarie di grandi dimensioni e nuova fiscalità sui trust usati dalle famiglie benestanti nelle procedure d'eredità per evitare ogni tributo. Provvedimenti che dovrebbero recuperare 320 miliardi di dollari in 10 anni, da destinare alle famiglie per i nuovi nati, garantire il college gratis ai figli più grandi, congedi parentali e nuove agevolazioni sanitarie a vantaggio di quella classe media sempre più stridolata dall'ascesa numerica del ceto povero e distante anni luce dall'opulenza dei più facoltosi. Quanto di questo è realizzabile? Si direbbe ben poco, visto che i repubblicani, ora maggioranza nei due rami del Congresso, hanno già dichiarato la loro contrarietà a un tale piano. C'è un però. Al pubblico americano sembra piacere questa versione decisionista del presidente. La sua popolarità è risalita al 50%, come non accadeva da quasi 2 anni. E visto che nel 2016 si vota, molti conservatori ci penseranno su 2 volte, prima di mettersi contro una gran massa di elettori che potrebbe punirli nelle urne.